Bentornati in studio con la Maratona Donne e Lavoro. Restiamo sul tema della parità di genere nel mondo dei giuristi di impresa e lo facciamo con una rappresentante della categoria in collegamento, l'avvocato Cristina Rustignoli, General Counsel di Generalitalia, che saluto e ringrazio. Buongiorno, avvocato. Buongiorno, buongiorno e grazie mille di questa opportunità. Ecco, avvocato, come abbiamo detto nelle precedenti interviste, diciamo, il mondo legale è presidiato per la maggior parte, soprattutto ai vertici, diciamo, dagli uomini, ecco, soprattutto nelle posizioni appunto apicali. Questo per quanto riguarda gli studi legali. Ecco, quindi le chiedo, nel mondo dei giuristi d'impresa invece, le figure apicali, diciamo, sono per la maggior parte uomini o c'è magari un po' più spazio per le donne? Ma per quella che è stata la mia esperienza, sicuramente c'è un po' di più spazio per le donne. Ci sono esempi anche di gruppi General Counsel di importanti realtà operanti sul mercato italiano che sono donne e che sono anche donne che sono succedute ad altre donne che c'erano prima. Per cui dire, le opportunità per questa tipologia di professione nell'ambito delle aziende si trovano. È chiaro che è un percorso che il mercato del lavoro e il mercato dei legal in-house sta compiendo, però oggettivamente è un'area in cui gli spazi per l'impiego femminile per raggiungere determinati vertici anche per una donna sono comunque percorribili. Ecco, ci sono però, come dicevamo, insomma, degli ostacoli, insomma, indubbiamente non è così semplice per una donna che vuole comunque fare carriera in questo mondo. Ecco, secondo lei quali sono ad oggi i principali ostacoli, le difficoltà che incontra una donna e come si possono magari prevenire o anche superare? Indubbiamente non è facile, non è facile e io credo che se guardo un po' quella che è stata la mia esperienza in questi 20 anni di attività, diciamo, via via gli ostacoli si sono in qualche modo semplificati, però indubbiamente è un percorso che bisogna fare, che le donne devono fare, che le aziende devono aiutare le donne a fare. Gli ostacoli indubbiamente sono quelli classici della conciliazione vita-lavoro, ma sono anche quelli un po' di un gap culturale che è vero che va via via colmandosi, ma che è ancora presente e che sicuramente deriva dal percepire, ad esempio, una donna come proprio capo, no? Soprattutto da persone che hanno una seniority sia in termini di età che di esperienza di un certo tipo. Altri sicuramente ostacoli sono anche proprio insiti nella possibilità di essere sempre presenti, di essere presenti in tutti i meeting e in tutti gli orari che vengono richiesti e quindi di riuscire a bilanciare questo aspetto della vita lavorativa con quell'aspetto della vita personale di una donna che comunque è connaturato da un aspetto che è naturale, che è quello della maternità, della nascita dei figli e anche un po' da un percorso di change culturale che deve essere fatto, no? Perché chiaramente io dico sempre una questione di scelte, però tante volte portare avanti determinate scelte in un contesto culturale un po' più complicato, può anche essere difficile magari determinare in alcune ragazze, in alcune donne, così una determinazione di abbandono anziché quella di andare avanti nonostante tutto e nonostante tutti. E questo è sicuramente un ostacolo che incontriamo nel crescere all'interno delle aziende o anche una attività professionale autonoma, cioè il loro numero di ore che deve essere dedicato al lavoro perché per arrivare in certe posizioni questo numero di ore è indispensabile. E, diciamo che il mondo attuale, soprattutto diciamo quello che abbiamo imparato a vivere con la pandemia, ci ha dato un aiuto a risolvere questi ostacoli perché
ci siamo accorti che lavorando in smart working comunque possiamo risolvere problemi, possiamo guidare operazioni di acquisizione, possiamo rispondere in modo preciso e puntuale alle richieste delle autorità di vigilanza, quindi possiamo fare il nostro lavoro, forse più di altri lavori, in un modo altrettanto eccellente. E questo ha, diciamo, aperto molte, molte strade e molte possibilità, perché sicuramente questa flessibilità, la flessibilità che dà lo smart working e che da noi sarà parte importante del next normal, cioè della normale attività lavorativa post situazione di emergenza pandemica, che auspichiamo termini come leggiamo il 31 di marzo. Dà effettivamente la possibilità meglio di un orario in ufficio tutto il giorno di conciliare le esigenze della famiglia e le esigenze lavorative, di ritagliarsi banalmente lo spazio per il colloquio con i professori piuttosto che con i maestri, piuttosto che riuscire ad andare la mattina a accompagnare il figlio a scuola anziché essere in parallelo in ufficio. Quindi dà la possibilità di fare delle scelte meno radicali. Scelte meno radicali significa probabilmente più persone, più professioniste che hanno voglia di mettersi in gioco e di misurarsi con la possibilità di raggiungere anche un obiettivo di carriera importante. Ecco, molto ovviamente dipende dal contesto, dalla struttura all'interno della quale si lavora, che sia uno studio legale o che sia un'azienda, come diceva lei. Insomma, ci vuole anche un passo culturale importante. Quindi le chiedo, diciamo, in generale Italia, quindi siete organizzate, ecco, per equilibrare, mettere in equilibrio un po' la vostra vita privata con quella lavorativa, se ci sono dei progetti anche a favore della diversity e dell'inclusion. Guardi, in generale Italia sono state fatte un sacco di attività per quanto riguarda la valorizzazione dell'empowerment femminile e per quanto riguarda poi i temi della diversity e dell'inclusion. Partendo dal primo di questi aspetti, sicuramente diciamo da anni stiamo lavorando proprio per favorire diciamo, un percorso sia di accesso che di sviluppo della carriera delle donne in azienda, ispirandoci a quelli che sono poi i sette Women Empowerment Principles, i principi base, insomma, delle Nazioni Unite, che sono stati definiti proprio nell'agenda per lo sviluppo sostenibile al 2030 per il raggiungimento proprio del quinto obiettivo di sviluppo sostenibile. Che sono appunto quelli di promuovere la leadership al femminile, di identificare politiche non discriminatorie a supporto dell'equità tra i generi, a garantire il benessere e prevenire violenze e molestie sui luoghi di lavoro, garantire sviluppo e opportunità di carriera, promuovere la parità economica e di accesso alle risorse e alla vita finanziaria, supportare iniziative promosse da associazioni impegnate nelle parità di genere e monitorare i progressi legati a queste attività. E al fine di dare un concreto sviluppo a tutto questo, abbiamo avviato molte iniziative proprio per evitare quello che è il divario di genere nelle posizioni di responsabilità o per colmare, diciamo, quello che è ancora oggi un divario di genere nelle posizioni di responsabilità e costruire quindi una solida pipeline di future donne manager, perché se vogliamo avere delle donne manager domani dobbiamo iniziare a lavorare oggi con queste persone e dare a loro gli strumenti necessari per poter arrivare a tali obiettivi. Tra i nostri obiettivi, diciamo, ne abbiamo alcuni che sono ormai incardinati nelle nostre politiche in materia di personale e anche in materia di remunerazione, per cui il 50% delle assunzioni deve essere rivolto al mondo femminile, così come il 50% delle promozioni e degli aumenti salariali e anche per quanto riguarda i piani di successione, dei manager, il 50% deve vedere una donna nella pipeline di successione. E per fare tutto questo, per raggiungere questi risultati che non sono assolutamente scontati, abbiamo rafforzato le attività di sviluppo dedicate alle colleghe perché quello che ci siamo resi conto è che molte donne
pur avendone l'opportunità, magari sono spaventate da che cosa significhi raggiungere posizioni manageriali di un certo tipo all'interno delle aziende e magari abbandonano un po' a causa di questo spavento, pur avendone tutti gli skill e le capacità. Per cui è stato definito un programma di accelerazione dedicato proprio alle future donne manager, in modo tale da fornire loro questi strumenti. Sono stati creati dei workshop di empowerment e di mentoring al femminile che hanno coinvolto centinaia di colleghe e è stato poi creato un percorso di sviluppo e di crescita dedicato a più di 900 donne della rete di vendita di General Italia, perché anche per quanto riguarda poi la rete di vendita, il tema dell'empower femminile è un tema molto attuale. È stata data molta importanza al tema della diversity e dell'inclusion nell'ambito della comunicazione e con campagne di comunicazione dedicate e anche eventi aziendali dedicati. E cito uno così che è stato realizzato nel 2021, che è Be Bold for Inclusion, che ha coinvolto più di 2.500 dipendenti, perché siamo molto convinti che gli eventi relativi all'inclusione devono essere assolutamente inclusivi, quindi coinvolgere tutta la popolazione aziendale, indipendentemente dal genere della stessa. E a me è capitato di parlare di far da mentoring in ambito di alcuni di questi eventi ed è stato con piacere che ho visto la partecipazione anche di uomini a questi eventi, perché diciamo che così come è importante lavorare sulla cultura, diciamo, delle donne in azienda e dare loro gli strumenti di cui ci dicevamo, è altrettanto importante sviluppare una cultura di inclusione anche nella restante parte della popolazione aziendale. E proprio per questo motivo, oltre che la diversity di genere, diciamo che fa parte del nostro lifetime partner, del nostro piano strategico, fanno parte una serie di iniziative di inclusione e di D&I per tutte le diversità che ci possono essere all'interno di un'azienda, proprio per valorizzare e valorizzare quello che è il valore invece dell'insieme delle diverse competenze, delle diverse personalità, delle diverse espressioni di quello che è l'animo e la natura umana. E quindi vogliamo proprio promuovere spazi di consapevolezza e di educazione in merito all'importanza della diversity e dell'inclusion e processi e strumenti da dare alle persone perché possano, diciamo, affrontare questo comunque percorso di cambiamento culturale con i mezzi necessari ad affrontarlo nel miglior modo possibile. Ecco, quindi pensiamo insomma magari anche, come diceva lei, a costruire adesso per poi trovarci magari il risultato nei prossimi mesi o anche anni, insomma è bene porre le fondamenta insomma quanto prima possibile, ecco. Quindi diciamo pensando un po' in prospettiva futura, le chiedo, secondo lei, quindi cosa resta da fare, cioè cosa si può fare magari nell'immediato anche a livello nazionale, governativo, eccetera, per aiutare? Per avvicinare la parità tra i generi. Ma io credo che sia fondamentale lavorare adesso per costruire il futuro. Il problema è che noi ci siamo trovati quando mi hanno detto, vabbè, abbiamo troppe prime linee uomini e dobbiamo creare un bilanciamento, è stato quello di guardare, diciamo, chi c'era e di trovare un gap importante di raggiungimento di livelli di carriera, quindi di non avere delle donne pronte in pipeline per questo, ed è per questo che abbiamo dedicato tanta energia, impegno anche insomma, finanziario a lavorare su questa componente, diciamo, dei lavoratori della nostra azienda. Quindi è fondamentale preparare oggi per avere domani un mondo ideale in cui non c'è bisogno di porre delle percentuali, ma in cui diciamo il libero accesso a determinate posizioni sia naturale, no? Nella vita dell'azienda. Questo sarà il momento in cui potremo dire che abbiamo veramente raggiunto l'inclusione. Dal nostro punto di vista, nel nostro piccolo, abbiamo dedicato molta energia
a lavorare un po' con le parti sociali e anche con le organizzazioni sindacali in modo tale da costruire un ambiente di lavoro che sia effettivamente inclusivo. E abbiamo introdotto delle misure significative a supporto e a tutela dell'inclusione nel rinnovo del nostro contratto assicurativo che entrerà appunto in vigore quando finirà lo stato pandemico. L'inclusione è diventato un asset strategico, abbiamo fatto dei passi avanti, come dicevo prima, molto importanti sullo smart working che diventerà la regola, con un bilanciamento flessibile tra le giornate di presenza in ufficio e le giornate invece in cui uno può lavorare da remoto e con una flessibilità che può essere dispiegata nell'arco del mese, per cui non c'è neanche un numero di giorni fisso a settimana. Abbiamo adottato una serie di iniziative, insomma, proprio in termini di orario flessibile, di strumenti a supporto, asili aziendali, tutta una serie di cose che possano aiutare le donne, in particolare anche le mamme, a non dover scegliere tra la vita familiare e la vita lavorativa. Io credo che a livello così complessivo del sistema Italia, diciamo, sarà importante per favorire veramente e attuare veramente una parità di genere, avere, diciamo, a disposizione le strutture che possano aiutare le donne a conciliare la vita familiare e il lavoro, soprattutto nella fase in cui hanno dei bambini piccoli che quindi necessitano di essere accuditi e di avere qualcuno che si prenda cura di loro. E mi riferisco banalmente all'orario degli asili, le strutture, gli asili chiudono un orario in cui le mamme sono ancora al lavoro. Credo che abbiamo esempi, diciamo, negli altri stati dove questo non avviene, ci sono dei momenti di prosecuzione, diciamo, dell'attività che permettono una maggior flessibilità e una maggior conciliabilità con l'orario di lavoro e quindi con la possibilità di non dover scegliere tra andare a prendere il figlio o finire la riunione. Quindi in quest'ottica credo che si possa molto fare anche con attività, diciamo, concrete che possano dimostrare che veramente ci si crede al fatto di avere una pari opportunità di genere nell'ambito del lavoro. Ecco, io ringrazio l'avvocato Cristina Rossignoli, General Counsel di General Italia, per essere stata con noi e averci dato anche il suo contributo, la sua esperienza all'interno di General Italia. Grazie, avvocato. Grazie a voi, grazie per l'opportunità e buona giornata a tutti. Grazie. E noi ci fermiamo qualche minuto e restate con noi per la maratona Donne e Lavoro.